Bentornati su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento per news, build, guide e live dei vostri giochi preferiti. Come sempre, oramai è tipo un mantra, iscrivetevi al canale se per caso non lo siete e ricordatevi di attivare la campanella così da rimanere sempre aggiornati su tutti i video e le live che escono sul canale. Ma siamo qua per capire se New World vada comprato o meno, o almeno capire se possiamo rispondere alla domanda New World è da tenere d'occhio. Quindi facciamo un attimo il punto della situazione e poi rispondo, almeno ci provo a rispondere a queste due domande. Il recap ovviamente inizia parlando di grafica, è un MMORPG, quindi io personalmente, e vi ricordo che tutto ciò che dico è personale, dicevo è un MMORPG, quindi la grafica non è sicuramente il suo punto forte. Non è il punto forte. Non parliamo di grafiche alla Death Stranding o alla Doom per intenderci, ma diciamo che sul piano meramente visivo ha il suo perché. Non è per nulla brutto, si fa godere più o meno in tutti i reparti artistici e quindi direi che la nota qua è positiva. Parlando del gameplay, nulla di nuovo all'orizzonte. Amazon non ci ha messo niente, e dico niente di nuovo. Quest banalissime, le solite che troviamo in tutti gli MMORPG, cambia di fatto nella versione PvP del gioco, dove c'è da ammettere che sono nettamente più divertenti e adrenaliniche. Per quanto riguarda l'aspetto PvP, nota a margine ovviamente, sono veramente divertenti gli assedi e le conquiste delle zone con le varie guerre. Peccato per il lag mostruoso durante questi eventi che preclude parecchio divertimento in questo momento. Armi in questa beta poche, ma ben fatte e divertenti. Ne arriveranno molte, molte altre. Aspettiamo di vederle e poterle usare. Anche il sistema di combattimento è ben fatto. Ancora secondo me è un po' da sgrizzare, ma dai, ci siamo. È un'altra nota positiva anche questa. Il sistema di crafting e tutto ciò che ne concerne, quindi tutto quel mondo. Ragazzi, è Ultima Online. Arrangiata in maniera diversa, ma porca vacca è Ultima Online. Ho giocato a Ultima per anni e anni e anni della mia adolescenza e appena ho preso in mano questo titolo sono affiorati tutti i ricordi di quasi 20 anni fa. Che dire, lacrime per me, rotture di cazze per molti altri. Io reputo questa parte di gioco la cosa meglio riuscita di Amazon. Parliamo un attimo degli insediamenti, in questo vorrei strozzare chi li ha fatti. Cazzo, ha fatto copia e incolla, fantasia meno di zero. Tutti cazzo uguali, tutti. Cambiano solo la locazione delle zone di crafting, ma oh, identiche. E dai Amazon, sei arrivato, hai fatto 90, fai 100, ti prego un po' di fantasia. Quindi, recapone generale di questa beta? Fatto. Ora, poniamo la domanda fatidica: New World è da comprare? La mia risposta è no. Anche se ho elogiato questo titolo in quasi tutto il recapone, per me è ancora parecchio grezzo. La strada è tracciata ed è pure nella direzione giusta, ma l'inesperienza di Amazon, ahimè, si vede e come. Secondo me, per cambiare idea, bisogna prendere parte ad altre almeno due beta prima dell'uscita, come questa ovviamente, e vedere quali miglioramenti sono stati fatti per decidersi a comprare il titolo. Ora la seconda domanda è: New World da tenere d'occhio? Ovviamente la risposta è sì. L'influenza dei vecchi titoli come Ultima Online, Warframe, World of Warcraft, Guild Wars si vede e si fa sentire. Forse troppo in alcuni punti, però è un'influenza positiva e Amazon sta riuscendo in qualche modo a mischiare per bene il tutto. Bene, credo di aver fatto un recapone generale, spero di avervi soddisfatto in questa cosa. Se avete domande o volete dirmi la vostra opinione o anche solo volete qualche video di spiegazione in merito a questo titolo, considerate sempre che io ho giocato circa una cinquantina di ore. Chiedete pure, sarò lietissimo come sempre di rispondervi o portarvi qualche video in merito a ciò che chiedete, ma non pretendete troppo perché comunque ho sempre una cinquantina di ore sulle spalle e non mi sento per nulla un esperto. Qua si conclude il video, grazie per avermi seguito e GG a tutti quanti.